Snow è senza dubbio il protagonista di Game of Thrones, al pari di Nelly Targaryen. Ma vi siete chiesti un attimo che cosa passa per la testa di questo ragazzo? In questo video tenterò di spiegarvi le sue azioni e tenterò anche di mostrarvi il processo psicologico che guida questo personaggio all'interno delle varie stagioni, poiché molti lo vedono semplicemente come uno che agisce, uno che fa, ma mai pensano a cosa tale personaggio può pensare riguardo agli eventi che lo circondano. Questa è la storia mai narrata. La concezione del bastardo è sempre qualcosa di negativo, in quanto si viene etichettati come figli illegittimi, avuti da una relazione extraconiugali e non appartenenti effettivamente al casato. Tuttavia, Jon Snow vede questa condizione come qualcosa di veramente macabro e marcio, se vogliamo, poiché lui vuole più di qualunque cosa, lui brama essere uno Stark, lui vuole essere uno Stark al pari di suo padre e del suo fratellastro Robb. Tuttavia, appunto per questa sua condizione, è consapevole del fatto che è disprezzato da individui come per esempio Sansa Stark, oppure la sua matrigna, Catelyn Stark, che lo considera come diciamo, come il figlio appunto illegittimo che Ned ha avuto con un'altra donna, non conoscendo la verità, ma appunto Ned non ha potuto dirle altro per non rivelare certi segreti. E quindi questa condizione rende John un personaggio molto combattuto, molto innervosito, che ce l'ha appunto con il mondo per avergli dato questa condizione di bastardo. Tuttavia, riuscirà diciamo, attraverso il dialogo, per esempio, con Tyrion Lannister, ad accettare man mano questa sua condizione, poiché Tyrion gli dirà che se tutti lo chiamano un bastardo, come tutti le chiamano Tyrion un nano, deve fare della sua debolezza una forza. Quando vede la possibilità di andare alla barriera con suo zio Benjen, lui accetta subito, in quanto vuole dimostrare a suo padre che può essere davvero uno Stark proteggendo il Nord. Tuttavia, Jon scoprirà ben presto che il mondo alla barriera non è tutto rose e fiori e non sarà il cavaliere degli Stark che gli sognava di essere o il ranger prediletto da tutti i guardiani della notte, poiché verrà a contatto con quel bastardone di Ser Alyser che lo denigrerà a tal punto che farà dubitare a Jon delle sue stesse convinzioni, denominandolo in modo molto sprezzante Lord Snow, in quanto Snow è il sinonimo che viene dato, cioè il cognome che viene dato ai bastardi del nord, appunto, e chiamandolo Lord Snow lo prende veramente per il culo. E quindi Jon si arriva alla barriera e deve confrontarsi con il mondo che c'è lì. Lì non è nessuno, non è figlio di un nobile, semplicemente un altro soldatino che viene mandato lì per proteggere il nord, al pari degli stupratori, dei disertori e dei ladri che vengono mandati lì perché hanno commesso dei crimini. Sempre Tyrion gli insegnerà il valore anche dell'umiltà e dell'ascoltare gli altri e soprattutto di aiutare gli altri, non affidandosi esclusivamente alle sue abilità oppure la sua, diciamo, come dire, forza appunto con le armi, ma anche affidandosi ai suoi compagni. Ed è grazie a questi consigli che Jon comincia a legare con i suoi compagni, apprezzando, diciamo, il sentimento dell'umiltà progressivamente e capendo che senza il lavoro di squadra lì non si sopravvive. E dopo tutta una serie di vicissitudini, Jon viene mandato finalmente all'esterno per, diciamo, per una pattuglia con i Guardiani della Notte. E in questa, diciamo, uscita esterna viene a contatto anche con, per la prima volta, l'amore con la bruta Ygritte. Questo amore sarà veramente qualcosa di molto passionale per Jon, che non ha mai conosciuto, sì, è entrato in contatto con altre ragazze, ma non ha mai conosciuto effettivamente l'amore. E questa cosa lo farà sentire per la prima volta libero, libero da denominazioni oppure libero da qualunque, diciamo, qualunque, diciamo, cattiveria che gli si possa fare, in quanto lì nel nord non vi è distinzione tra l'uomo nobile e l'uomo, diciamo, povero, vi sono tutti uguali, tutti liberi. E questa cosa lo affascina molto, però il sogno si infrangerà, ovviamente, quando la povera Ygritte verrà ammazzata da quell'impiastro di Holly, che sì, voleva salvare la vita del suo amico, però di fatto ha ucciso Ygritte. Che cazzo. L'esperienza alla barriera cambia notevolmente il comportamento di Jon Snow, come ho già detto nella precedente parte, e gli insegna anche il sentimento dell'onore, anche in relazione con il comandante Mormont che gli regala la sua spada. E inoltre capisce che il dovere per un uomo è assecondare determinati doveri che deve fare, non andarsene semplicemente per un suo capriccio,
per esempio nel caso di John aiutare il fratello che è entrato in guerra, deve restare come guardiano della notte in quanto è un suo dovere preciso difendere diciamo il nord appunto da tutti quelli che cercano di ostacolare di oltrepassare appunto la barriera. Quindi questa esperienza gli insegna veramente il valore dell'onore e anche dell'amicizia, soprattutto attraverso l'amicizia con Samuel Tarly e anche gli altri guardiani della notte, per esempio Ed l'Addolorato. Tuttavia influisce anche molto negativamente su John dopo che divenne Lord Comandante dei Guardiani della Notte, poiché viene, diciamo, messo di fronte a delle decisioni che per un ragazzo sono veramente molto complicate, anche confidandosi con Aemon Targaryen che gli dice: uccidi il ragazzo, John, uccidi il ragazzo, nel senso fai crescere l'uomo che c'è dentro di te. E lui non saprà come, diciamo, scegliere in relazione appunto a quello che vogliono i suoi compagni e a quello che vuole lui. Alla fine sceglierà di allearsi con i bruti per aiutarli e al tempo stesso per, diciamo, avere una difesa maggiore contro gli estranei. Tuttavia questa cosa non andrà giù a Ser Alys e ai Guardiani della Notte che appunto diciamo, lo inganneranno e lo uccideranno e sì, c'è ancora Ollie che gli trafigge il cuore alla fine, io odio quel bastardello. Tornato alla vita per uno scopo non ben precisato, tramite l'aiuto di Melisandra e la benedizione del dio della luce, John diventerà una persona molto più cupa di quello che siamo abituati a vedere, in quanto per tutto il tempo che è ancora con Lord Comandante e poi quando andrà successivamente nel nord. Diciamo per attaccare Ramsay Bolton, lo vedremo sempre con quest'aria cupa, molto grigia, quasi senza espressione, come se qualcosa gli fosse strappato via dal momento in cui è stato ucciso. E questa cosa non è molto da sottovalutare, secondo me, poiché è veramente molto cupo, anche quando, diciamo, giustizia i traditori dei Guardiani della Notte, che è responsabile di averlo ucciso, lo fa senza esitazione e apparentemente senza remore, andando appunto ad impiccare un ragazzino Ollie, che vabbè, insomma, lo sappiamo, è un bastardello, ma che comunque alla fine è un ragazzino, quindi insomma un pochino di tatto, però no, John lo impicca senza remore e affida ad Ed appunto il comando dei Guardiani della Notte. Dopodiché arriva insieme appunto a Sansa e a Ser Davos ad allearsi con le varie casate del nord per attaccare Ramsay Bolton, che se la spadroneggia ne ha grande inverno. Tuttavia è davvero molto interessante vedere come John in tutto questo tempo si cerca appunto di cercare alleati, di costruire diciamo un'alleanza per attaccare il Bolton, però lo fa sempre con quest'aria cupa, abbastanza mogia, che non ha espressioni diciamo neanche divertite, neanche come dire. È molto cupo all'interno dell'ultima stagione, Jon Snow, non so se avete notato. E questa cosa forse è dovuta al fatto che ha visto qualcosa magari nel regno dell'aldilà che non vuole dire, oppure che qualcosa di cui si è reso consapevole che purtroppo non siamo ancora. Non sappiamo ancora che cos'è. Tuttavia, una possibile spiegazione della sua personalità contraddittoria può derivare dal fatto che Jon effettivamente è il figlio di Rhaegar Targaryen e di Lyanna Stark, ma soprattutto vorrei concentrarmi sulla figura di Rhaegar Targaryen. Si sa che Rhaegar Targaryen era un personaggio molto nobile, molto ben voluto, tuttavia era molto molto malinconico in qualunque sua azione. Gli piaceva molto la musica, gli piaceva molto tutte quelle arti che insomma sono più che altro introspettive e non impazziva molto per la guerra. Tuttavia, appunto, aveva questa personalità malinconica e abbastanza, come dire, cupa verso il mondo che si è trasmessa presumibilmente appunto a Jon Snow. Quindi questa potrebbe essere una motivazione della sua, diciamo, del suo, diciamo, agire con questa faccia cupa, con questa sua espressione malinconica. Tuttavia, non è chiarissimo il fatto che, come dire, diventa sempre anche più violento, più cattivo nell'attaccare appunto i suoi nemici, mentre prima diciamo, si rifuggiva sempre verso la pietà, andava sempre quando doveva attaccare un nemico, di rado lo uccideva.
In queste stagioni invece uccide praticamente tutti quelli che trova, sia che siano estranei, sia che siano bruti, sia che siano i nemici. Tuttavia li uccide sempre senza pietà, anche quando attacca Ramsay, quando arrivano a Grande Inverno, lo fa con una tale foga, una tale violenza che sì, voglio dire, è giustificata dal fatto appunto che Ramsay abbia decimato il suo esercito, ma con questa violenza che veramente mi ha veramente molto stupito. Non so come si evolverà il personaggio di Jon nelle prossime stagioni, ma forse non escluderei il fatto che potrebbe anche riservare sorprese, potrebbe anche riservare degli aspetti magari malvagi, per quello che possiamo vedere. Poiché ricordate sempre che nelle storie di Martin il bene e il male sono concetti relativi, e un buono è un malvagio dall'altra parte e viceversa. Ed eccoci alla conclusione del video. Chiedo perdono se sono stato un po', diciamo, schematico riguardo alla delineazione di questo personaggio, ma volevo darvi delle linee guida per chiarire alcuni tratti di Jon Snow che magari non tutti hanno visto all'interno della serie, poiché siamo abituati a vedere come Jon Snow, il re del... adesso appunto il re del Nord, colui che, diciamo, sconfiggerà gli estranei, presumibilmente, e, diciamo, come un uomo molto d'azione. In verità, appunto, è un uomo molto malinconico che, appunto, ce l'ha con il mondo e che la sua condizione lo ha segnato veramente, veramente tanto. Quindi, da 7 è tutto per questo video, noi ci ribecchiamo alla prossima storia mai narrata. Ciao ragazzi!